L'agricoltura, le dighe, la viabilità, ma anche la sanità, questi alcuni dei temi su cui il neodeputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso pone l'attenzione e che sottolinea anche nel corso di un incontro avvenuto in città nel periodo di festa. Dopo il risultato ottenuto durante le ultime elezioni regionali e soprattutto a qualche giorno di distanza dal suo insediamento all'ARS, incontro avvenuto anche a Gela. Dal 27 appena saranno pronte le commissioni, quindi si può dire che siamo veramente operativi, cominceremo a lavorare così come ci siamo prefissati per la nostra provincia, per le nostre città. Io tengo molto a evidenziare il mio interessamento per quanto riguarda il sistema viario di questa provincia, che è un vero e proprio disastro, con particolare attenzione per le zone interne dove sappiamo bene lo stato della viabilità. Ci sono tantissime altre tematiche importanti, a cominciare dall'agricoltura, dalle dighe dove l'acqua continua a perdersi e nessuno si spiega perché, ma vuol dire che ci sono tanti lavori da fare e li faremo. E poi ovviamente la sanità che riguarda la salute dei cittadini e va attenzionata sin dal primo secondo di attività parlamentare. Io sono preso di buona volontà, sono circondato di tante persone brave, sono sicuro che riusciremo a proporre un progetto di crescita e di sviluppo per il territorio importante e determinante. Si guarda dunque ad un possibile rilancio del territorio, della provincia e quindi anche della città. E sulla questione il neodeputato parla anche di un'apertura nei confronti degli altri deputati neoeletti del Nisseno. Massima collaborazione, noi siamo per crescere, io sono l'unico deputato di maggioranza, ma non vuol dire che sono l'unico responsabile, io sono l'unico che viene eletto nel governo, diciamo, di maggioranza, appunto il presidente Musumeci, però gli altri deputati hanno pari dignità, sono certo che riusciremo a collaborare nell'interesse della gente, in questo siamo assolutamente disponibili. Il deputato regionale Michele Mancuso ha anche annunciato l'apertura a breve della sua segreteria politica sia a Caltanissetta che a Gela.